Wahey, ben ritrovati da Andrea Link 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Jam, Yo-Kai Academy Y. Continuiamo con le missioni, ne sono rimaste 3 o 4? No, ne è rimasta... Sono rimaste 3, quindi conto di finirle tutte quante con questo episodio. Iniziamo quindi con quella da 5 fulmini e poi passiamo alle altre due che sembrano più impegnative. Con il Gekuger Y, oh, contro il talpone per caso? Sì, mi sa che è quella contro il talpone gigante. Sì, andiamo a qual campetto. Ok, è lui. Me lo sento che è lui. Ah, però qui c'è l'accettarla prima. Perché di lotte con il Gekuger Y non ne facciamo molte rispetto a quelle contro gli yokai classici. O onryo classici, se volete. Dobbiamo parlare col preside, a quanto pare. Sì, perché dobbiamo entrare nella scuola e bisogna parlare col preside, quindi. Osequi. Il preside ha anche una quest per noi, che è una delle quest, credo, che dovremmo poi svolgere dopo quella di adesso. Ma vediamo. Il talpone. Aspetta allora. Aspetta un attimo, no, devo vederlo. Questo poi comunque sia compare anche in Yo-Kai Watch Puni Puni. Guardalo, bello pacioccone. Poi mi segue, se vedete, ecco il drill, come si chiama quello spuntone gigante, la trivella. Affrontiamolo. Vabbè, l'intro del Gekuger la salto perché già l'abbiamo vista un paio di volte. Moguramos. Chissà se è più forte lui degli altri che abbiamo già affrontato. Un calcio in gola. Madonna ragazzi, aspetta, mi sono un attimo impappinato. Hai! Vai. Calcio in gola. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, perfetto. Potenza massima. Lama rotante. Picciatina. Calcio in gola. Vabbè ragazzi, è troppo divertente prenderli a calcio, perché poi sembra davvero che gli dai calcio in gola. È andato il primo round. Hop hop hop. Forza. Hai. Fai. Alabarda spaziale. Che poi in realtà è una... Combo. Calcio. No? Non andava il calcio? Ah, ecco. Mamma mia, sta cosa, che rottura. Bene. Dai, su, aspetta. E invece no. Alabarda e spadata! Finiamolo. Pugno propulsore! Facile. Col Gekuger sono un po' troppo facili le lotte. Certo, voglio dire, non è che ti puoi muovere con tanta libertà come fai con quando sei con gli altri personaggi, però... Boh. Non direi anticlimatiche, perché sono... Mi piacciono comunque, dai. Dire che sono belle, proprio belle, no, però mi piacciono. Ma vedremo un po' più avanti. E lui anche alla community, va bene. Ci sono tanti candoli community particolari. Mi chiedo se poi effettivamente serviranno più in là. Anche il talpone viene in squadra. Ah no, è Gekuger! Infatti Mataro era un po' sorpreso. Ma come, Gekuger Y in squadra? Già. Quindi vuol dire che le lotte col Gekuger sono finite? Oh. Neanche una mega lotta finale? Però questa è fatta, molto semplice.
Ma livello 5 dove? Punti esperienza così a caso prendiamo queste volte, certe volte con gli episodi. Qua che passa il dirigibile, dov'è? Che questa sia una missione principale? Sette fulmini è tanto, eh. Carino il posto. Però non è il momento di esplorare. Per cui ci sarà un'altra missione, a quanto pare, con uno spazio bello ampio. Mi chiedo cosa potrà mai accadere. Boh, accettiamo, io... accetto quasi tutto, quelle troppo difficili no. Per il momento, certo, poi dopo quando ci sarà si potranno fare. E ti mandano in posti sperduti. Dentro la scuola? Mi fido poco. Un'altra volta dal preside. Avanti, capo, che succede? Ecco, adesso ho rimesso la missione che appunto stavo facendo prima. Perché preside te ne dà un'altra. Quindi devi poi rimetterla per far sì che tu possa andare avanti. È molto strano, è molto strano il sistema qui. Giurerei di averci fatto lo scivolo qui una volta. Fa un po' vedere. Eh sì, entriamo allora, dai. Una nuova scenetta mai vista prima. Figata. Ovviamente a Y, perché, beh, cosa ti aspetti? Bello però. Con quelle tute robot dalle sembianze molto particolari, ci ricordano un certo... Oh mio Dio, cos'è? Che personaggio è questo? Classico personaggio chibi. Si chiama Kumako, e beh certo, chissà a cosa somiglia se si chiama Kumako. Con quegli orsi là dietro poi. Credo che debba raccogliere dei dati YSP. E no, ditemi che non dobbiamo... Ah, meno male. No, pensavo di dover andare a raccoglierle in giro per la mappa di gioco. Invece, guarda quanto è agitato. Poi se premo R per andare veloce, trema tutto, trema. Sembra che stia cercando, mamma mia. Troppo divertente certe cose. Ok. Qui, no. Sembra una bestemmia. Ma dai. Certo, in giapponese rende bene, ma in italiano no, mai. Guarda, ci arriva così lontano, sì. Mi cura un attimino, per favore. Ah, attacco a ricerca fai? Fa l'attacco a ricerca quindi, maledetto, eh. Ma come... Cosa mi ha fatto che mi ha... Tutto quel danno da dove veniva, oh? Ma stiamo scherzando? Ma sul serio? E poi lottiamo in uno spazio piuttosto ristretto, raga, non vorrei dire. Oddio, se fa combattimento ravvicinato, se ti prende non è che... Cioè, se ti prendi fa male, ma essendo che facciamo combattimento così lontano, non c'è problema, davvero. Anzi. Vabbè, però sì, se tu miri a caso, miri. Wild Boy in questi casi è utile, vedi? Non so se se la fossero studiata di farci usare a tutti i costi Wild Boy. Ma se l'avessero fatto apposta. Quindi YX non vanno a ricerca. Sembra quasi ok. Però se tu ti perdi così, no. Mi lancio le palle, però. Vabbè, comunque si è andato, dai. Un altro paio di colpi l'ha fatta. Molto bene, raga. Piuttosto semplice, eh. Mi sa che stiamo ad un livello piuttosto alto per il punto in cui siamo ora. Quindi... sono un pochino più facili certe missioni. A parte che con Wild Boy è stata semplicissima, perché lui è da scontro ravvicinato. Tu ti allontani, gli spari con Wild Boy e hai fatto. Quindi Wild Boy compensa
la potenza che gli manca rispetto a Kengo Benimaru con la distanza contro certi tipi di nemici, il che è perfetto, perfetto. Perché a me però, sapete perché? Non ero tanto convinto all'inizio di Wild Boy, perché io sono fissato con il corpo a corpo, con gli scontri corpo a corpo, proprio devi dare i pugni all'avversario, di farlo soffrire di dolore con i pugni invece che sparargli robe che puoi lanciare, appunto, no, sparargli. Perché sparo uno intende magari con i proiettili, invece i projectiles sono oggetti che possono essere proiettati, ovvero lanciati, sparati contro qualcosa. A quanto pare però Kuma dovrebbe essere tipo un Oryo o uno yokai, perché ci è venuta come medaglia. Bah. Particolare. Si può, a meno che lei non è tipo gli amici che puoi chiamare con i like e loro in automatico ti vengono ad aiutare. Può essere anche così. Di livello ora dovrei essere in grado di arrivare a 160 senza problemi. Questa ce la fanno saltare. Perché ho sbloccato appunto altri due punti di forza che vi ho fatto vedere già l'altra volta. E allora, selezioniamo anche la penultima missione. Sì, questa dovrei farla a quanto pare. Forse però è opzionale, quindi andiamo con questa qui prima. Questa è una di quelle Twilight 7, appunto, quelle principali. Poi magari se quella del preside è obbligatoria la facciamo, certo. Attenzione, dove siamo andati a capitare? Che club è questo? Il club dei Pisolini? Ma secondo me questo abita qui dentro, abita. È club di manga, cos'è? Vabbè, questo abita qui dentro, è ovvio. Realtà virtuale? Ah! Certo, se vogliamo... Lui praticamente è un patito di VR. No, non mi viene in mente nulla con il suo nome. Quindi ora devo scendere un'altra volta. Ah, questa è una di quelle... Trovalo! Vediamo un po'. Dove potrebbe stare? Perché appunto la missione ti indica il centro, quella col punto esclamativo. Non ti indica il punto esatto. Dice dentro quest'area c'è quello che stai cercando. Eh sì, è lui. Ma devo rientrare a scuola? Ah, eccolo. Salve. Buongiorno. Ma è debolino, eh? Quindi dobbiamo sconfiggerlo ogni volta? Sì, a quanto pare sì. Dobbiamo sconfiggerlo più volte. Non credo ci sia limite di tempo. Spero almeno che non ci sia. Lui mi dice il punto dove appare, però essendoci che c'è il... Eccolo, va, meno male. Stavolta un po' prima. Ma lei ci aiuta? Ah! Jigoku... No, vorrei un attimo leggere il nome. Ah, Jigoku Assassin, ok. È anche un po' impazzuto, eh. Oi, oi! Ma lei è pazzo furioso. Ma dove stai sparando? Perché ti giri?
Sì, vabbè, però no, fermati. Ah, poi mangia veloce Wild Boy. Ah no, forse perché sono con... che miseria. E niente, ce l'ha con me. Caricati. Dai, oh. Io non mi fido a combattere con questo, ragazzi. Mi pare pazzo nel cervello proprio. Mamma mia. Però vabbè, insomma, i danni li facciamo. Siamo abbastanza fortarelli, vorrei dire. Tanto in potenza pure nel caso. Gli lancio i palloni intanto. Intanto che Wild Boy riprende. Si ricarica. Ah, ma non serve tanto. Abbiamo fatto oramai. Bravissimi, raga. L'hanno finito i ragazzi. Ah, stava scappando al cancello, ah. Ho capito, ho capito. Bravo, bravo, scappi. Scappi pure, maledetto. Tanto qui non si può uscire. Ma devo andarne a cercare un altro. Ah no, perché è rimasto il punto. Ok, meno male. Lo dico un'altra volta ancora, basta. Un androide che assume le sembianze. Oddio, che trip. Ah, poi lui ce l'ho su Yokai Watch Puni Puni. L'ho preso con un terzo account. Sì, c'ho tre account. Quattro veramente, ce n'ho. E lui l'ho preso con uno degli account, col quarto che ho creato, sì, perché ABC. E poi c'è AndreLink91, che è quello principale. Hai capito? Beh, fortarello comunque. Ecco, anche lui ha la storia travagliata, fatta di abusi e di percosse. Ecco, anche lui viene in nostro aiuto. Dovrei seriamente pensare a rimpiazzare alcune medaglie, perché ne ho prese tante. A cambiare alcune... no, equipaggiamenti, non so se ce li ho degli equipaggiamenti. Bene, allora, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!